inaugurazione di questo parco che è un parco della memoria, ricorda tutte le vittime, gli operai che attraverso questo cancello che ormai non c'è più, ma noi lo immaginiamo, venivano a cercare il futuro, mentre il futuro per loro è stato veramente tragico. Noi siamo qui a fare memoria di queste persone perché la memoria è quella che ci dà il senso proprio del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo. Casale continua ad essere un polo di grande interesse. Nel pomeriggio riceveremo un professore, Yuki Nomura, dal Giappone, che ci ha ospitato in Giappone qualche anno fa e quest'anno viene a trovarci, quindi anche lui avrà modo di visitare il parco e di conoscerlo. Ieri siamo stati al campus Einaudi di Torino e anche lì eravamo in collegamento con studenti stranieri perché avevano piacere di sentire la nostra storia. La nostra storia fa sempre molta impressione, specialmente ricordando tutte le vittime che ci sono state e che noi oggi appunto vogliamo sempre ricordare e onorare. Passo la parola al sindaco che ci dice un saluto. Grazie Presidente, grazie a tutti gli intervenuti. Dal 2017 ad oggi, ebbene, ogni anno fare in modo che un momento pubblico, anche se in forma ristretta, possa portarci qui soprattutto. Tu hai parlato delle nostre vittime, degli operai, di chi abitava quest'area, di chi abitava quell'area del centro storico il cui vento portava la fibra. Ecco, guardando al futuro pensiamo a tutte quelle aree del mondo, non lontane da noi, che vedono vittime per il lavoro, vedono vittime per l'inquinamento ambientale. Ecco, proprio l'altro giorno condivido con voi questa esperienza che mi ha colpito abbastanza. Ho ricevuto alcuni operai di un'azienda chimica della provincia, casalesi, feriti, giovani, che mi chiedevano un indirizzo per cambiare lavoro, perché le analisi di FAS nel sangue erano tra le più alte dello stabilimento, perché questi giovani feriti vengono impiegati in aree critiche, sono incarichi considerati di maggiore specializzazione all'interno dell'azienda. E quindi, vedendo questi ragazzi di 30, 32, 27 anni, ho pensato che c'è ancora, ho avuto la conferma che anche nella nostra area, non solo nel mondo, nelle tante delegazioni che riceviamo da tutto il mondo e che ci chiedono aiuto sul tema dell'amianto, anche nella nostra area, a poche decine di metri da casa, c'è ancora tanto da fare, molto più di quanto immaginiamo. E quindi credo che trovarsi qua ogni anno, un mattino, con i nostri agenti di polizia locale che posano una corona in ricordo delle nostre vittime, debba essere sprone soprattutto per noi, per non abdicare, a non girarsi, a non voltarsi dall'altra parte, a fare in modo che il diritto del lavoro sia un diritto per tutte le famiglie, di avere un'esistenza serena, di poter prosperare, di poter crescere i propri figli e poter vederli crescere. E quindi faremo in modo che negli anni a venire questa cerimonia venga continuata, continui ad essere la tradizione che oggi e che veda la partecipazione dei decisori del futuro, che sono quelli che ritengo in questo campo, non solo politico, nel campo imprenditoriale, dell'artigianato, del sindacato.